benvenuti ad un altro episodio del progetto culturale di diffusione di storia dell'arte di Salerno, Le vie della storia, e si basa sulla toponomastica delle vie, delle strade di Salerno. Oggi siamo in via Palinuro per raccontarvi chi era Palinuro. Palinuro era stato un personaggio della mitologia greca e romana, raccontato nel quinto libro dell'Eneide da Virgilio. Era il nocchiero di Enea. Enea, dopo la guerra di Troia, fuggì via con i suoi soldati e su una nave diretto verso l'Italia. E per scappare, per sfuggire anche al dio Nettuno, che proteggeva i greci e perseguitava i suoi nemici. Che cosa successe? Che il dio Sonno fece precipitare dalla nave Palinuro, che cadde nelle acque tra il golfo di Policastro e Pisciotta. E il dio Noto, che era il vento del sud, l'ostro, impedì agli amici, ai naviganti di barca, di nave di Palinuro, di sentire le sue grida di aiuto. Palinuro, dopo tre giorni, riuscì ad arrivare alle coste del Cilento, però gli indigeni lo scambiarono per un mostro e lo uccisero. Cosa era successo? Che Nettuno, che perseguitava i troiani e in favore dei greci, proteggendo i greci, fece un patto con Venere, Afrodite, che era la mamma di Enea, e il patto prevedeva che per salvare i naviganti, e quindi Enea stesso, bisognava sacrificare una vittima, e quella vittima fu proprio Palinuro. Unum promultis dabitur caput. Nel libro VI dell'Eneide, Virgilio racconta che Enea scese negli inferi con la Sibilla Cumana, e lì Enea incontrò Palinuro, che vagava tra le anime insepolte. E Palinuro, quando lo vide, gli chiese: ti prego, vai dove sono stato ucciso e trova il mio corpo e dargli sepoltura. Ma la Sibilla Cumana gli rivelò che il suo corpo non sarebbe mai più stato trovato, ma i suoi assassini avrebbero eretto un cenotafio, e un cenotafio è una tomba vuota in suo onore, per dargli, appunto, per celebrare la morte, il sacrificio di Palinuro, appunto, a capo Palinuro.